Ti faccio l'esempio di quanto mia moglie sia romantica. L'anno scorso, il 10 agosto, avete notato che non è caduta una stella cadente? È vero o no? Non è caduta neanche una. Eravamo in un castello bellissimo, d'epoca, con ancora i baldacchini, gli lampadari enormi, bellissimi, con le candele. Siamo usciti nel parco per guardarci le stelle cadente. Non è scesa una. E guarda quanto è romantica mia moglie. Siamo entrati in camera, ci siamo sdraiati sul letto, lei ha alzato lo sguardo al soffitto, mi guarda e dice: guarda amore, finalmente una stella cadente. Siamo rimasti uniti su quel letto 3 giorni, schiacciati dal lampadario. Capisci? Ci gioco con mia moglie perché è importante giocare con le proprie mogli e compagne, vero o no, signore donne? Tutta la vita, e non parlo di sesso, parlo di gioco, giusto? Ho ragione? Oh, questo gioco fatelo con le vostre donne, è un gioco bellissimo. Se ti dico una volta, tu quando la troverai? Una volta eravamo in macchina, se trovo, dico amore, te che giochiamo? Ti lascio qui in piazza, faccio il giro della piazza e ti tiro su come se fossi una prostituta. Oh, ma se ci siamo divertiti! Oh, 3 ore di fila per recuperarla. Ma perché sa giocare? Mica state pensando male, vero? Ah, perché mia moglie non mi farebbe mai un torto, ne sono assolutamente sicuro io. Cosa c'è? No, non è mia moglie, no. Sono stato nel parrucchiere prima di venire qua. No, ho trovato chiuso, mi fa rabbia, ho sbagliato l'opzione. Sono usciti 2 codini, mi fa, ti danno fastidio 2 codini? No. Quello che dà fastidio è la riga in mezzo. Sganna sao, e sai cosa ridi?